Oggi abbiamo provato per voi un prodotto Sephora nail patch, in particolare abbiamo provato tre colori, il 03 Absolute Pink che ha questa tinta, in negozio quindi lo trovate con questo colore rosa, anche se poi in realtà applicato viene un rosa, non so se potete vedere bene qua, è molto tenue, leggermente perlato. Poi abbiamo provato il colore 10 che è il Deep Violet, che è un colore viola melanzana, che è questo, che ha un effetto molto, molto scuro così. E poi abbiamo anche il nail patch French Manicure, quindi quello che diciamo ha il trattino, come potete vedere, bianco che rimane in fondo all'unghia. Allora, nei colori diciamo classici come l'Absolute Pink e il Deep Violet, il prodotto costa 7,90€, sempre da Sephora, altrimenti quello in French 8,90€. Allora, premettendo che io non avevo la manicure fatta, quindi le unghie sono tutte storte, mangiucchiate, il prodotto da applicare è molto facile, è come quindi un adesivo, si stacca, si applica sull'unghia, la parte in eccesso viene rimossa o con le mani, con una forbicina o anche con la lima, e l'effetto che rimane è appunto l'effetto proprio dello smalto che poi viene tolto con l'acetone. Ora vi faccio vedere come si mette un'unghia di prova. Provo con l'unghia del pollice. Quindi, per prima faccio vedere come si applica il nail patch. Provo sull'unghia del pollice. Quindi, come prima cosa prendete la vostra serie di nail patch. Selezionate quello che ha la dimensione più simile alla vostra unghia. A me non piacciono particolarmente le unghie piene di colore, quindi ne vado a scegliere una leggermente inferiore all'unghia del mio pollice, quindi questa, quindi la strappo dalla banda di nel patch. Allora, come prima cosa vado a togliere la pellicola trasparente, questa qua, ok, per poterla applicare poi vado a staccare ulteriormente dalla linguetta argentata, la tiro via. Questa è la parte adesiva, ora devo cercare di centrarla, cerco di centrare la mia unghia, aspettate, anche se all'inizio sbagliate poi in realtà si può staccare e riapplicare subito se lo fate velocemente, la applico all'unghia, schiaccio bene in modo che proprio l'adesivo agisca su tutta la superficie. Poi comincio a piegarla all'estremità dell'unghia. Mi raccomando, attenti a non creare bolle d'aria, brutte pieghe, perché poi una volta che l'avete insomma schiacciato e applicato diventa un po' più difficile. Cioè più, se sbagliate poi praticamente ve lo dovete togliere e rimettere. Poi io ora lo faccio in maniera molto spartana, però qua ci vorrebbe una lima o anche una forbicina o un'amica che abbia anche solo un'unghia lunga in realtà. Quindi pieghiamo tutto lo smalto in avanzo e poi con molta cautela stacchiamo lo smalto in eccesso. Come vedete poi viene via lo smalto in eccesso, rimane l'unghia tutta colorata, poi se vogliamo fare un lavoro di precisione potremmo limarle. Però l'effetto finale poi è questo qui, insomma, smalto lucido e... Ragazze, ieri vi abbiamo fatto vedere il nail patch di Sephora, vi volevo dire che dopo un giorno, come potete vedere, lo smalto è in perfetto stato, ho fatto la doccia, mi sono lavata i capelli, non è venuto assolutamente via. Anzi, diciamo che nelle ultime 24 ore si è fissata ancora di più all'unghia, quindi oggi mi sembra molto più solido e resistente di ieri dopo averlo appena applicato.